Scuso i risultati. Beh, guarda, ci sono tante persone che si perdono nelle loro storie, che si raccontano che loro non possono farlo, si raccontano che per loro è impossibile, si autoconvincono che quello che stanno facendo è la cosa giusta per loro, perché d'altra parte non ce l'hanno fatta fino adesso, come potrebbero farcela ora? Hanno già provato e hanno già fallito. E quindi hanno una buonissima scusa per rimanere nella loro zona di comfort e continuare a non fare le cose e continuare a vivere nello stesso modo e continuare a raccontarsela e continuare a raccontare agli altri le scuse per cui loro non hanno successo, non si realizzano, non vivono la vita che vorrebbero, non si sentono bene, sono infelici, così continuano a fare le vittime ora e per sempre. C'è un problema in tutto questo, è che le persone in questo modo continuano a confermare a se stessi le credenze. Quando noi crediamo qualcosa, cerchiamo delle ragioni per cui continuare a darci ragione e continuiamo a manifestare quella roba lì, quella brutta roba lì, una vita infelice magari. Il problema è che tutto questo continua ad autorealizzarsi e le persone hanno in questo modo la scusa per non mettersi in gioco e per continuare a stare nella loro zona di agio e non dover affrontare le paure, chi sarebbero se cambiassero, cosa succederebbe se tirassero fuori il loro potere, cosa potrebbe accadere, gli altri magari non li accoglierebbero più, cosa potrebbe accadere, magari dovrebbero mettersi troppo in gioco, dovrebbero affrontare qualcosa di scomodo, dovrebbero fare delle cose che magari non sono pronti a fare. Ma il problema è che il tempo scorre. E se tu non vuoi uscire dalla tua zona di comfort e non sei disposto a pagare il prezzo per ciò che sei venuto a fare qui, per la tua realizzazione, per essere chi sei veramente, non lo farà nessuno per te. E tra un anno, tra 2 anni, tra 5 anni, tra 10 anni e fra 20 anni sarai sempre lì a continuare a raccontarti queste cose. E quando tu continui a raccontarti queste cose, il tempo scorre e a un certo punto sarà troppo, troppo tardi. Io veramente ho male al cuore quando penso a queste persone che continuano a vivere in questo modo, perché io sin da bambina avevo la paura di morire senza realizzare lo scopo per cui ero venuta qui sulla Terra. Io già all'età di 4-5 anni avevo questo terrore, che sembra una cosa assurda, però era una cosa che era dentro di me. E quindi vedere che le persone continuano a trovare delle giustificazioni per non fare ciò che è veramente necessario, per non essere chi sono chiamati ad essere, è qualcosa che mi fa male. Ma io non posso farlo per loro. Io posso aiutare tutte le persone che sono disposte ad essere chi sono, a fare ciò che è necessario per realizzare i propri sogni. Ma solo posso aiutare le persone che veramente si mettono in gioco, quelle che scappano, che continuano a volersela raccontare, non le posso proprio aiutare purtroppo. E questo mi fa male, ma così è, io ti posso raccontare di alcune persone che hanno fatto queste trasformazioni, come ad esempio uno degli allievi migliori che sta ottenendo i risultati risultati stupendi nella sua vita, perché prima viveva anche lui una vita in cui si sentiva a proprio agio anche se era infelice, e poi ha dovuto pagare il prezzo, di mettersi in discussione, di cominciare a muovere i suoi primi passi anche se magari la famiglia non lo avrebbe appoggiato sin da subito nel fare questa trasformazione. Ha dovuto affrontare le sue insicurezze, ha dovuto affrontare tante cose, ma adesso si sente molto felice, realizzato e sta avendo successo, addirittura è arrivato a tenere i suoi corsi con successo, perché ci sono le persone che si scapicollano per fare quello che lui sta proponendo. Ma questo avviene solo quando tu fai la cosa giusta, e la cosa giusta la puoi fare solo quando tu sei chi sei. Le azioni, se tu non parti dall'essere, sono sterili, sono inutili. Non puoi fare, anche se fai migliaia di azioni che non partono dal tuo cuore, non otterrai niente. Tu devi essere in contatto con la tua anima, con quello che è veramente importante per te, e permettere a quella parte di te di emergere istante dopo istante, di manifestarla, perché altrimenti le tue azioni ti porteranno dalla parte sbagliata.
Ed è solo ascoltando il tuo cuore, ascoltando la tua anima, che tu potrai fare le cose giuste e ottenere quei risultati che tu vuoi ottenere. In genere sono connessi al sentirti felice, sentirti realizzato e dare un significato a quell'esistenza. Non la vorrai mica buttare via la tua vita. Sei qui mica per niente, hai fatto un sacrificio venendo qui, hai sacrificato la felicità eterna, uno stato che noi raggiungiamo tutte le volte che ci connettiamo alla Divine Connection profondamente. Ed è solo un assaggio a come ti senti. Sei venuto qui a fare esperienza, a crescere, a diventare quello che puoi essere, a realizzarti, ad essere felice anche in una situazione duale. Vorrai mica sprecare tutto questo? Io spero veramente di no, perché la tua scelta va onorata e sei solo tu a poterlo fare, sei solo tu a poter decidere di essere chi sei e di fare ciò che è necessario, ciò che sei chiamato a fare, e questo ti può rendere la persona più felice del mondo. Io l'ho fatto, io quando lavoravo nel mondo della moda non mi sentivo né felice né realizzata, anche se avevo successo. Chi se ne frega del successo esterno? Il successo lo senti solo tu in fondo al tuo cuore, lo senti solo tu quando senti il tuo cuore battere, quando ti stai manifestando, quando stai facendo quello che senti veramente dentro. E quindi il mio invito è: non sprecare la tua vita, non continuare a perderti nelle tue stupide storie. Perché tutti noi abbiamo una storia, tante storie si assomigliano, te lo assicuro, sono solo racconti e sono inutili perché fanno parte del passato. Non puoi col tuo passato giustificare il tuo presente e il tuo futuro, ma puoi comprendere il tuo passato per non fare più quegli errori, per non buttare più altro tempo. E anche se ti sembra che cambiando le cose hai buttato tanto tempo perché non l'hai fatto prima, questo dovrebbe essere ciò che ti spinge a non buttarne altro, a manifestare veramente chi sei e a tirare fuori quelli che in Emilia-Romagna si chiamano i maroni, per essere chi sei veramente e per ascoltare la tua anima che te lo sta urlando da tutta la vita, specie se non ti senti realizzato e felice. E quindi io ti chiedo questo: cosa vuoi fare a partire da oggi per permettere a chi sei, a ciò che senti dentro, di venire fuori? Fammelo sapere, ti aspetto. Alla prossima, ciao!